L'avevo detto, sono tornate. Questo è il primo video teoria dei tempi dell'ultima collaborazione uscita a maggio 2021 e ho voluto iniziare di nuovo questa serie di teorie con quello che reputo al momento il miglior film del 2023, anche perché, essendo un film diviso in due parti, Across the Spider-Verse e Beyond the Spider-Verse, c'è da teorizzare abbastanza su quello che vedremo a marzo del prossimo anno. E soprattutto su quello che potremo scoprire su alcuni personaggi. Ovviamente il video di oggi è con spoiler dal film, quindi se ancora non avete visto Spider-Man Across the Spider-Verse, uscite da questo video e tornate solamente dopo aver visto il film. Oggi parleremo della possibile vera identità di Spider-Man 2099, Miguel O'Hara. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che in descrizione ci sono i link importanti tra i miei social, il link di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Letterboxd, ma anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate questi fantastici design che stanno scorrendo adesso sullo schermo. Trovandovi su Pampling, se al momento del pagamento inserirete il codice Il Pensiero 4 nella barra apposita, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma adesso passiamo a parlare di Spider-Man Across the Spider-Verse e di Miguel O'Hara. E se fosse realmente lui il villain della trilogia? In Across the Spider-Verse scopriamo la strana natura di Miguel O'Hara, un uomo dal futuro mezzo ragno e mezzo vampiro, almeno a detta di Gwen. Dai fumetti però sappiamo che lui in realtà non è un vero e proprio vampiro, però ha i canini e gli artigli aguzzi a causa dell'esperimento che gli ha donato anche i poteri. Lui non è stato affatto toccato da nessun ragno. Ma se al cinema stessero provando a fondere un po' di roba, un po' di storyline? Se appunto l'intento di Miguel non fosse quello rivelato in questo film? Ma partiamo dall'inizio. Introduciamo il concetto di totem ragno. Nell'universo, o meglio multiverso Marvel fumettistico, i totem ragno sono una concezione che rappresenta l'idea che esistono esseri dotati di poteri aracnidi che hanno connessione mistica o spirituale con l'entità dell'aracnide stessa. Questi individui sono considerati custodi o rappresentanti dell'essenza dell'aracnide nel multiverso. Secondo questo concetto, quindi, ogni realtà del multiverso Marvel ha il suo totem ragno, un individuo che possiede poteri legati ai ragni e che incarna gli aspetti dell'aracnide. Questi poteri possono solitamente includere la forza sovrumana, l'agilità, la capacità di arrampicarsi sulle superfici, i riflessi accelerati e la capacità di emettere ragnatele. Quindi Peter Parker è un totem ragno, Miles Morales è un totem ragno, Gwen Stacy è un totem ragno e Miguel dovrebbe essere un totem ragno. Ora, che spero di aver spiegato al meglio questo concetto, parliamo di una delle più grandi minacce del multiverso Marvel, o meglio, dello Spider-Verse. Una minaccia proveniente da Terra 1, Morlun. Morlun è un personaggio dotato di una forza sovrumana, agilità, riflessi accelerati e una notevole resistenza fisica. Possiede anche un fattore di guarigione accelerato che gli permette di recuperare rapidamente da ferite mortali. Fa parte della razza interdimensionale degli eredi, dei vampiri che non si nutrono semplicemente di sangue degli esseri viventi, ma che per la sopravvivenza hanno bisogno di assorbire la stessa essenza dei totem ragno. Credo ci siate ormai arrivati. Tra le tante strade che Beyond the Spider-Verse ha di fronte, potrebbe incamminarsi verso la rivelazione che Miguel sia legato in qualche modo agli eredi. Quindi qui lui potrebbe essere un vero e proprio vampiro che ha bisogno di totem ragno. E se in realtà il vero piano di Miguel non fosse quello di mantenere la linea del canone intatta? Se questa fosse solo una scusa per riunire assieme più totem ragno possibili utili per la sopravvivenza della sua specie? Magari gli altri eredi sono indeboliti o rinchiusi da qualche parte in attesa solo di potersi rinvigorire con qualche bel ragnetto. Tanto il loro compare Miguel sta facendo la scorta. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui lui non abbia realmente i poteri del ragno, cosa che già nei fumetti è spiegata ovviamente. Lui non ha nulla a che fare con i ragni in questo adattamento, almeno questo Miguel O'Hara. Nel film scopriamo che ci sono diversi Miguel O'Hara nel multiverso. Magari questo non è quello che conosciamo, o magari non è proprio mai stato un Miguel O'Hara, ha semplicemente preso il nome di un personaggio esistente. Spiegherebbe anche perché non vuole l'aiuto di Miles, che identifica come l'anomalia, cosa che infatti è. Ma questo si ricollega ad un'altra mia teoria sul personaggio di Miles e su come potrebbe finire la faccenda anomalie in Beyond the Spider-Verse. Fatemi sapere con un commento se volete sentire quest'altra teoria in un altro video. Tornando a Miguel, io non penso davvero che lui sia un erede, anche se sarebbe un bel colpo di scena. Credo che ci sia già troppa carne al fuoco in questa saga, e inserire anche il concetto di eredi e di totem sarebbe problematico. Anche perché sinceramente non saprei come infilare in tutto ciò il personaggio di The Spot, e mi costringe un po' a metterlo all'angolo come semplice anomalia che causa altre anomalie e quindi ha due possibili scelte. O strumento sfruttato da Michael per assoldare i totem degli universi vittime, o uno comunque da fermare realmente perché in questo modo contrasta il piano di Miguel.
Ma andiamo oltre, dobbiamo ancora scoprire come si risolverà la faccenda con il Capitano Davis, con Miles Treccine Prowler e con la nuova Spider Squad formata da Gwen, personaggio a cui tra l'altro ho dedicato un altro video teoria su TikTok e su Instagram. Poi magari in parte potrei anche aver azzeccato e magari si scoprirà che Miguel è sì un erede, ma uno di quelli che si sono ribellati, e ci sono, come per esempio il Tessitore. E magari non ha bisogno di uccidere i Totem Ragno, se ricordate infatti Miguel ad un certo punto si inietta della roba, che detta così è un po' strana, ma possibilmente quello è un siero futuristico che evita l'uccisione di Totem Ragno per la sopravvivenza dello stesso Miguel. In questo caso gli eredi potrebbero solo venire accennati, per poi magari diventare i villain principali di una nuova possibile trilogia sequel dopo Beyond Spider-Verse e qualche spin-off su altri personaggi. Così da poter avere anche un adattamento dell'evento fumettistico Spider-Geddon, oltre che quello di Spider-Verse. Anche se già in Spider-Verse comparivano gli eredi, potrebbero essere più centrali in Spider-Geddon. E poi diciamolo, non fermarsi dopo il terzo film è un'opzione molto ghiotta per Sony. E se i film continueranno sulla stessa linea qualitativa di Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse, io sono più che felice. Come sappiamo arriveranno già degli spin-off, come per esempio il film live action su Miles Morales, il film animato su Spider-Gwen o Spider-Woman che sia. Non si capisce se saranno collegati a Spider-Verse, ma arriverà anche una serie live action su Spider-Noir, speriamo interpretato da Nicolas Cage, e una serie live action su Silk, entrambe in uscita su Prime Video. Poi possibilmente potrebbero collegarci anche Madame Web, che arriverà il prossimo anno, io qualche riferimento me lo aspetto. Anche perché lì in teoria ci sarà il personaggio di Ezekiel, che è collegato in qualche modo agli eredi e ai Totem Ragno. Miguel O'Hara, tutto questo è una sua idea. Ma ragazzi, la prima teoria dopo tanto tempo su questo canale finisce qui. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, anche perché, oltre ad essere comunque una teoria più o meno presa dal fandom di Spider-Man Across the Spider-Verse, ci sono delle mie speculazioni aggiuntive. Anzi, per lo più sono cose che ho aggiunto io, pensando un po' più sul personaggio e sul film. Vi ricordo ancora una volta che su TikTok e su Instagram ho pubblicato un'altra mini teoria e che ho un'altra teoria sul possibile finale di Beyond Spider-Verse e sulla faccenda Capitano Davis. Quindi se volete quest'altro video su Spider-Man Across the Spider-Verse, su questa teoria sul possibile finale, fatemelo sapere sempre con un commento. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono i link importanti, i miei social e il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!